dalle officine Cantelmo perché è un luogo molto frequentato dai giovani e per noi il tema è uno di quelli che qualificano il nostro progetto di cambiamento per il paese. Sono la generazione che è stata depredata del proprio futuro. Le politiche liberiste hanno dequalificato la scuola, tagliato risorse e fatto pagare un prezzo pesantissimo soprattutto alle giovani generazioni. Ridi e mi dici ciao, che bello è vivere. La campagna elettorale può essere credibile agli occhi dei giovani solo nella misura in cui si confronta con questo problema e propone, non chissà quando, ma già sul breve periodo, la centralità del problema del lavoro. Mi ricordo di te, la tua voce nella mia. Sono convinta che noi abbiamo un capitale umano, che è quello dei nostri giovani uomini e donne, che è un potenziale che non abbiamo sfruttato per niente, anzi rischiamo di mortificare e di demotivare. Riuscire a, come dire, squarciare la membrana che tiene chiuso questo capitale, quindi creare le occasioni perché si liberi, è essenziale, non per la rinascita solo del Mezzogiorno, ma per la qualità stessa del paese. Nel tempo che verrà.